Benvenuti cari amici e ben ritrovati a tutti voi come sempre al nostro consueto appuntamento della sera. Come faccio sempre, prima di partire vi ricordo la nostra mail, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Partiamo con un romanzo che ha davvero un titolo che racconta già moltissimo, ma ci facciamo dire tutto nel dettaglio dalla protagonista, la scrittrice che vedo già collegata con noi. Ciao, ben ritrovata a Primula Galantucci. Ciao Primula. Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie a Espansione, è un piacere, e anche a te Dolores per avermi invitato, è un piacere essere tornata qui a distanza di un anno e a distanza di un libro. A distanza di un libro e anche in via remote, perché naturalmente ora questo è il nostro modo di raccontarci, ma come dicevo questo è un libro che porta avanti la conoscenza di questa autrice, il titolo è L'inesistenza del tempo. Primula, io partirei proprio da qui perché è un titolo importante. Esatto, l'inesistenza del tempo si basa sul fatto che la protagonista non aveva un bel rapporto con la madre. Il rapporto conflittuale tra madre e figlia è quello appunto l'argomento principale di cui parlo in questo romanzo. È la storia vera, è la storia di una mia amica che ho incontrato per caso dopo che non vedevo da tanto tempo e mi ha chiesto di raccontare la sua storia. Io l'ho intervistata, ho preso appunti e ho un po' inventato, qualcosina l'ho inventata perché era una storia troppo semplice e volevo renderlo comunque un bel romanzo per chi lo legge. E niente, è nato questo romanzo e è piaciuto tanto anche alla protagonista Silvana. Senti Primula, ma è vero che l'incontro, così come narrato nel romanzo, è avvenuto in un contesto fiabesco? Anche quell'incontro che tu ci hai accennato è accaduto così o invece è frutto della tua fantasia? Sì, sì, è accaduto proprio così. Infatti il libro si apre, proprio l'incipit del libro si svolge a Como. A Como in un periodo fiabesco, come giustamente dici tu, nel periodo di Natale e nella città dei Balocchi. Quindi questa magnificenza, le bancarelle, la gente in festa, gli ultimi acquisti, le corse, la pista di pattinaggio, la musica diffusa. E io lì ho incontrato la mia amica, che non vedevo da tanto tempo, e abbiamo iniziato a parlare, siamo andati a bere qualcosa di caldo e qui è nata l'idea appunto di raccontarmi la sua storia e di scrivere proprio questo libro. Questa storia, Primula, parla molto di rapporti, il rapporto conflittuale che già hai citato con la madre, ma anche il rapporto con il padre e poi una storia che arriva con un uomo molto più adulto, quindi parla tanto di rapporti, di sentimenti ed emozioni. Come mai questo taglio, al di là dell'ovvio racconto della storia vera che ci hai fatto capire, c'è? Perché quello che io voglio trasmettere ai miei lettori sono proprio le emozioni, i sentimenti. Questa è una storia vera, quindi di sentimenti ce ne sono di tutti i tipi. Lei aveva un bellissimo rapporto con il padre purtroppo muore e lei decide di seguire quest'uomo di cui si innamora, che abita proprio a Como. La storia è svolta a Como perché davvero la protagonista ha vissuto a Como poi la sua vita da adulta, per cui ci sono i sentimenti d'amore, la morte purtroppo, la malattia, ci sono varie sfaccettature della vita di tutti i giorni di cui io parlo e descrivendo proprio, cercando di descrivere proprio il profondo dei sentimenti con cui tutti noi viviamo poi le nostre storie di tutti i giorni. Primula, c'è anche un continuo rimbalzo tra i momenti della vita, tra la gioventù, quindi il passato, e la contemporaneità. Quindi c'è un intreccio tra questi due momenti della vita della protagonista? Sì, a me piace molto usare questa tecnica, che è la tecnica che ho usato anche nel mio primo libro, Accade tutto in un attimo, passare dal passato al presente descrivendo vari momenti della vita, per esempio quando la protagonista era giovane, quando la protagonista era adolescente. E in questo romanzo ho voluto fare parlare tutti i protagonisti, che non è soltanto Silvana, ma anche i protagonisti che sono quello che diventerà poi il suo compagno, la storia, una storia d'amore tra sua madre e un, possiamo dirlo, un amante, ma svolta molti anni fa, dove queste cose ai tempi non erano alla portata del giorno o quantomeno si cercava di tenerle nascoste.
Primula, intanto io ti invito anche a mostrare a favore della camera del tuo PC che hai di fronte il libro, so che l'hai lì con te, eccolo, L'inesistenza del tempo. Mi incuriosisce molto ritornare sull'ultima osservazione che hai fatto, ovvero il racconto di situazioni che nei tempi passati si tendeva a tenere abbastanza nascosta, invece oggi magari se ne può parlare con più disinvoltura, quindi la storia di un amante, ma anche forse qualche storia un po' più scabrosa, se non ho capito male, insomma qualche cosa di un pochino più piccante, senza entrare nel dettaglio ovviamente perché siamo a inizio serata, siamo alle 19 poco più. Ma detto questo, ecco, come ti sei trovata nel racconto, proprio nel confronto tra le due epoche, una nella quale non se ne parlava e l'altra invece nella quale si può anche raccontare di questo? Ecco, a me piace moltissimo parlare di queste cose perché anche nel mio precedente romanzo c'era una storia simile, la storia della signora Sophie. Mi piace perché mettere a confronto le varie generazioni. La generazione odierna, per fortuna, non è più così, tutto è più libero, tutto è per me, cioè non vieni fucilato per qualcosa che commetti. Una volta invece era diverso e purtroppo io ricordo storie che mi raccontava mia nonna, cose passate, e mi piace un pochettino, tra virgolette, ricordare com'era la vita una volta. Ma io, Primula, voglio entrare anche nel tuo pensiero, quel giorno in cui hai ritrovato questa tua amica di un tempo, innanzitutto lo stupore iniziale, ma poi perché ti è venuto in mente di trasformare in un romanzo quelle confidenze che lei ti ha fatto quel pomeriggio, nei pomeriggi successivi, quando tu hai detto giustamente abbiamo chiacchierato a lungo, l'ho intervistata, abbiamo approfondito. Capisco che l'entusiasmo dell'incontro ci sia stato, ma poi avrete preso di comune accordo l'idea di trasformarlo in un romanzo. Dimmi la verità, cos'è successo? Certo. Questo non vuol dire che chiunque incontri scriva la sua storia. Appunto, quindi ci deve essere stato qualcosa in più. È stata proprio lei, sapendo che a me piace scrivere, che ho scritto la mia biografia, a chiedermi, mi ha detto proprio, Primula, guarda, io so che tu scrivi, e il mio sogno, il sogno di tutta una vita è sempre stato quello di fare scrivere a qualcuno la mia storia. Tu saresti disposta a scrivermela? E io sul momento sono rimasta un po' perplessa, perché un conto era aver scritto la mia, e un conto è scrivere la storia di un'altra persona. E ho detto, guarda, non conosco niente della tua vita, devi raccontarmi qualcosa. Sì, sì, volentieri, quando vuoi iniziamo subito. Ho visto questo entusiasmo da parte sua che mi ha trasmesso. A me piace scrivere, quindi sono stata orgogliosa che qualcuno mi avesse chiesto qualcosa del genere. Oggi dico che ho un elenco di persone che mi hanno chiesto di scrivere e ce le ho un po' alla volta, vedremo di capire se è una storia che vale la pena scrivere o no. Quindi non andate a bere un caffè con Primula, perché sennò vi mette nell'elenco e poi diventa un elenco telefonico, non sappiamo come risolvere la questione. Ma Primula, voglio sottolineare un altro aspetto ancora che ho trovato interessante, un altro confronto che credo ci sia all'interno di queste pagine, quello comunque tra diverse figure maschili, il padre che, come hai detto, ha con lei un rapporto molto intenso, che le dà anche dei consigli e che, se non sbaglio, svolge un'attività artigianale con grande impegno, diametralmente opposto invece alla figura dell'amante e della madre successivo, che invece è un imprenditore, una persona, come dire, caratterialmente più esposta, più aperta, molto diversa. Quindi tra concretezza e, non dico superficialità, però modo diverso di porsi, anche queste figure maschili hai voluto analizzare, e perché? Sì, a me piace mettere a confronto appunto le varie epoche e anche i vari comportamenti delle persone, che possono essere la figura del padre della protagonista, un lavoratore, viveva per la famiglia, lavorava solo lui, manteneva tutti in casa, e la figura sia dell'amante della madre, una figura un po' evanescente, però paziente, che ha aspettato tutta la vita per poterla rincontrare e rimettersi insieme, e la figura poi del compagno della protagonista, che inizialmente si dimostra un galante, le regala fiori, tutto per farla venire a vivere con lui. Dopo un po' di anni si scopre che purtroppo è una persona a cui piacciono tutte le donne, non soltanto la protagonista. E poi non vi svelo nulla di più. Assolutamente no, perché la curiosità
è molta e questo romanzo va gustato pagina dopo pagina, l'inesistenza del tempo. L'ultima battuta, Primula, proprio prima di andare alla pausa e quindi salutarci, qual è stato il commento della tua amica, la protagonista Silvana, quando poi si è vista tutta la sua vita messa nel romanzo, l'ha letta e qual è stata la prima frase che ti ha detto? Allora, lei ogni giorno mi chiamava, allora l'hai stampato, allora cosa ha detto l'editore? Purtroppo siamo capitati nel periodo del lockdown. Io ho mandato il libro alla fine di febbraio e poi a marzo c'è stato tutto quello che c'è stato, quindi io sapevo che sarebbe uscito, ma ai tempi... E lei mi chiamava ogni giorno. Appena è uscito, la prima cosa le ho detto a Silvana, dobbiamo vederci. Io la chiamo Silvana, ma non è il vero nome, è il nome della protagonista. Ormai per me si chiama così. Ti devo portare una sorpresa, lei ha capito, appena gliel'ho portato ha iniziato subito a leggerlo, il giorno dopo mi ha chiamato, l'aveva letto tutto e le è piaciuto tantissimo. Il mio problema era quello che si trovasse con qualcosa di diverso ovviamente nel libro, invece le è piaciuto tutto, anzi Bene. Si è convinta che la storia sia così. Bene, io con questo saluto e ringrazio Primula Galantucce, sempre un piacere Primula averti qui, perché le tue storie sono storie di vita vera e sono quelle che piacciono a tutti noi, raccolta nel tuo ultimo libro, L'inesistenza del tempo. Grazie Primula, a presto. Grazie Dolores, grazie a tutti, al prossimo libro. Naturalmente, alla prossima, ma alla prossima anche con voi, prestissimo, tra pochi minuti.